Ragazze, in realtà questo video era già stato registrato. Oddio, cioè, le condizioni sono ancora più pessime in video. Però vabbè, forse è il mio cervello che si sta autoconvincendo che in realtà non sono così. In realtà sì, si muore di caldo. Io questo, questo film, magari, low film gap. Questo film già l'avevo, ancora questo video già l'avevo registrato, ma è andato perso perché il mio telefono sta sempre nelle mani di mia figlia, una 2enne bastardella, che sta sempre lì a togliermi notifiche, a cancellare cose, quindi e sì, ora starete qui a dire non si danno i dispositivi elettronici ai bambini, io glieli do. Cazzi miei, glieli do perché ho un diavolo per figlia, è un malessere, è una bambina molto vivace che non si sta ferma, non si sta, quindi in qualsiasi momento parte il nervo, è meglio che sia io calma e lei calma. Mi ha interrotto il malessere, il padre delle due malesseri. Secondo te che sto dicendo? Non lo so. Questo parlare solo bene mio marito. A mio paese. Ma che cerchi? Oh, ma cazzo! Io! Cazzo. Hai trovato? Ma sei serio? Non fa scena. Fede? No, ma l'hai visto il video? No, malessere. Non malessere. Ma è scaduto. Amore. Il malessere se n'è andato. Lui crede che io stia parlando di lui. Comunque secondo me il caldo dà in testa. Sì. Il cervello va a parte. Comunque. Allora, lo scopo del video qual era? Quello di informarvi del fatto che ultimamente vedo tante mamme polemiche su un altro social, ma tanto io ve lo posso dire qual è il social perché non sono un influencer e nessuno andrà a mai a cagare il mio video su TikTok, sono tutte impazzite, tutte, addirittura ieri ho scoperto che è vietato dare l'acqua ai bimbi e neonati, in questo caso io parlo di Vittoria, al di sotto dei nove mesi in estate, fa un caldo bestiale, cioè i squagli. Solo a pensarlo, immaginate loro, perché loro sudano molto di più di noi. Cioè, ho mia figlia che non so più che cosa metterle, le ho messo il lenzuolino di lino, le ho messo solo il bodino, esce solo con il bodino ma fa caldo e usciamo solo nelle ore meno calde. Hanno detto che l'acqua è vietata perché è contenuta nel latte. Fermi un attimo, nel latte materno. Perché nel latte artificiale non ci sta, l'acqua non c'è, cioè non nel latte quello là in polvere che voi miscelate con l'acqua, io do il latte liquido, cioè quello già preparato, latte, non è latte di mucca, il latte artificiale, non ci sta l'acqua, non ci sta, non c'è l'acqua. E poi soprattutto con questo caldo, voi quando avete in estate ad agosto avete caldo, vi bevete un bel bicchiere di latte caldo? Non penso proprio. E ne perché se la naviassi povere creature? Quindi, questa è una. Ma poi chiedete ai pediatri, piglia tutto.
e taggano il dottor Claudio. Stu cazzo è pediatra che sta in tutti i video, taggato ovunque. Tu. Si arriveranno 10.000 notifiche al giorno. E stu Cristiano si mette pure a fare il video in risposta a ognuno. Cioè, non dire un cazzo a fa, bello Rumi. Solo la pediatra di mia figlia sta sempre impegnata e non ha tempo di stare col telefono così. Cioè, che sei il miglior pediatra menzionato, eh? E poi tieni sempre tempo e fai i video. Scusa, ma quando lavori? Esattamente, quando è che tu lavori? Comunque, l'acqua si può dare. Se stanno con la lingua fuori e se stanno morendo di caldo, si può dare un po' d'acqua. Un po' d'acqua si può dare, non l'acqua del rubinetto che non è potabile, ma un po' di acqua loro. Cioè, io non dico, ok, che io sono e compro l'acqua amorosa perché secondo me è quella per i bimbi, anche se so che qualsiasi tipo di acqua naturale va bene, ecco, anche lei è d'accordo. Facciamo così, se no qualcuno può iniziare a dire la bambina piangeva, no, miagolava, la bambina non piangeva, miagolava, basta fare così e la situazione si risolve, semplice. L'acqua bandita, non vi dico quando qualcuno inizia ad accennare un po' di frutta ai quattro pezzi. Moru. Io mi ricordo ancora quando feci il video dello svezzamento di mia figlia, della prima, di Bianca, al compimento del quarto mese. Mi volevano mandare gli assistenti sociali e io non so nessuno, cioè tengo 1000 follower. Chi cazzo mi caga a me? Immaginate chi tiene più follower che si deve subire. Ragazze, con calma. Please, calma, fly down, non succede nulla. Poi ogni mamma sa, io con Bianca la spezzai perché Bianca aveva un grave problema di reflusso e dopo aver speso migliaia di soldi in sciroppi, latte artificiale dalla farmacia, 45 euro a barattolo, non si toglieva. La pediatra giustamente disse, signora, svezziamo la bambina e l'abbiamo svezzata con un po' di frutta che ha la stessa consistenza del latte, quella dei barattolini, avete presente? Una schifezza. Infatti io ai 6 mesi di mia figlia ho iniziato a preparare la frutta io fresca, ho iniziato a non darle più i vasetti. Mamma mia, lo svezzamento non mette d'accordo nessuno. E vi dico un'altra cosa, io volevo fare il video sullo spannolinamento perché Bianca è stata spannolinata, ma anche lì ci sono 10.000 sciusce di badessa che si sentono in diritto di commentare. È tardi, ancora non l'hai spannolinata. A 2 anni e mezzo la bambina, per quanto precoce possa essere, a 2 anni e mezzo, quindi sì, la sto spannolinando ora. Sì, non ci ho messo 24 ore come dicono tutte, sì, non ho seguito i metodi montessoriani con, no, tutto portato di bambino, no, ho utilizzato il metodo classico, volete vedere? Loro, ho utilizzato proprio loro, e sì, sono qui perché me li porto sempre dietro. Mamma mia, non ho utilizzato il premio e le punizioni, non ho fatto la danza della pioggia o la ola a ogni cacca e pipì, no, sono proprio una cattiva mamma, ho utilizzato il classico metodo tradizionale con cui sono stata spannolinata anche io 30 anni fa, mamma mia, quindi io ve lo posso pure fare il video sullo spannolinamento. Però sappiate che io sono una mamma tradizionalista che utilizza metodi tradizionali, che non si approccia al proprio bimbo con tutte queste teorie moderne, ok? Quindi, nonostante io non abbia ancora compiuto 29 anni, sono una mamma tradizionalista e a me tutte queste cose, io capisco tutto quello che volete. Tutto a misura di bambino, ma di certo non le vado a costruire un piccolo cesso per farle fare cacca e pipì. Perché ho visto anche questo.
Anche questo, il bagno a misura di bambino. Siamo proprio. Quindi, il metodo che ho utilizzato io è il metodo tradizionale, il classico. Se volete, ve ne faccio un video. Se invece siete interessati ad un metodo molto più montessoriano, non lasciamo stare, ognuno si fa i fatti propri e andiamo bene così. Ok? Ok. L'unica cosa che ho fatto un po' per, gli ho fatto scegliere le mutandine. Quali mutandine voleva? Le ho portate a comprare, le ha scelte lei, di Frozen, ovviamente, perché voleva quelle di Enza. Lei non sa, chiama Elsa Enza, le dice Enza e Anna, ma proprio così, Enza e Anna, non sa dire Elsa. Quindi le mutandine di Enza vanno benissimo. Vittoria, la mia seconda, tranquilli, non è stata ancora svezzata, però diciamo vi do un'anteprima, non arriverò a 6 mesi perché è una bambina molto mangiona. Soprattutto perché non prende il latte materno e quindi il latte artificiale, essendo artificiale, ok? Se avessi avuto il latte e non iniziamo a dire, non l'hai voluto allattare, belle, calma, che già ve l'ho detto non so quante volte, non è stata una scelta, ma un'imposizione fisica, il latte. Non c'era perché ho una problematica fisica legata alla prolattina, per cui non produco latte. Se no, pure per me sarebbe stato più facile allattare le bimbe con la tetta. Sarebbe stato più semplice, più economico, meno dispendio di tempo perché ogni notte io mi alzo e con quel cazzo di biberon devo portarlo in cucina, mettere il latte, riscaldarlo. Quindi, mentre il seno sarebbe stato più comodo, più veloce e soprattutto molto, ma molto più economico. Quindi non è che non ho voluto, non ho potuto, ok? E visto che, ripetiamo, il latte artificiale è un insieme di cose chimiche schifose, si fanno crescere il bambino, tutto quello che volete, il latte biologico, qualsiasi cosa. Non è latte mucca, non è latte di mucca, non è latte di mamma. Quindi ci sta se è intorno ai 4-5 mesi. Mi tengo. Io spezzo mia figlia. Ok. Qualcuna mi aveva chiesto, farai un video con la bimba dove ce la presenti? Eccola, lei è Vittoria. Di un po'. Ciao. Ciao, io sono Vittoria. Sono un piccolo maialino. È vero? Tu che sei un piccolo maialino. Sì, dite che la fotocopia del papà, lo so, ne siamo tutti ben consapevoli. Lei è Vittoria, ha 2 mesi e ha molto caldo. È vero, amore? Salutiamo così andiamo a fare Ninna. Noi vi salutiamo e andiamo a fare Ninna. Un bacio e al prossimo video.